Benvenuti in un nuovo video e oggi siamo qui per fare insieme l'8000 calorie challenge. Voi in questo momento io sto parlando, ma voi starete vedendo già tutti i prodottini di questo primo pasto. Ovviamente non mangerò tutti i crispy e tutte le tenerezze, quindi vediamo un po' dove arriviamo e in alto a destra vi lascio le calorie. Non mi soffermo più di tanto a parlarvi di questa challenge perché vi parlerò nel corso del tempo. Non alzo la voce più di tanto perché i miei stanno dormendo, quindi direi di incominciare subito. Allora, io voglio provare i Crisbio al pistacchio, comprati ma mai provati. Eccole qua. Vediamo un po'. Di sicuro non sa di pistacchio, assolutamente no. Non sa di pistacchio, ma solo di cacao. Preferisco quelli al limone, sono molto più buoni. Quindi tre biscottini. Voglio assaggiare insieme a voi della Nestlé questa Galak. Sì, Galak. Snack fresco. Vediamo. Sembra un po' la Kinder Paradiso. Buona ma troppo dolce. Niente di particolare. Sa solo di dolce. Un po' di cioccolato bianco ma proprio lieve. Questo più che una challenge è anche un video assaggio, quindi un po' misto. Questo qui è Oreo, che è uno snack fresco, quelli là che li trovate nel banco frigo. Buonissimo, sa di Oreo con il latte. Adoro. E ovviamente non poteva mancare qualcosa dell'Amulino Bianco. E sono le tenerezze con creme al gusto di limone. Mai provate. Quindi il primo pasto di questa challenge è andato e noi ci vediamo dopo con il secondo pasto che sarebbe la colazione, che poi alla fine voi vedete adesso. Eccoci qua con il secondo pasto di questa giornata che è la colazione. Ieri non riuscivo a parlare perché stavano tutti dormendo. Il mio pancake stava quasi per cascare nell'immagine di copertina, quindi lo vedete un po' così, ma non ci facciamo caso. Io da notare che mentre ho fatto le clip dell'orario ho ancora lo sfondo con scritto settembre, quindi vabbè, e siamo al 7 ottobre. Sì, 7 ottobre, quindi devo cambiare lo sfondo. Allora, oggi siamo qui per fare l'8000 calorie challenge. Prima di iniziare a mangiare, devo dire una cosa che proprio è tassativo da dire. La prima cosa ho fatto questo 8000 calorie challenge per festeggiare insieme a voi, visto che voi adorate le mie food challenge, specialmente di questa portata. Ho deciso di festeggiare gli 8000 iscritti, quindi grazie mille a tutti, un bacione, grazie.
Quindi ho deciso di portare, visto che me la stavate chiedendo da quasi un anno, Giulia, quando ci porti una calorie challenge, 6.000 calorie, 8.000 calorie, 10.000 calorie, ed eccovi qua, accontentati. Non facevo questo tipo di challenge da un anno, sì, da Pasqua dell'anno scorso, che è stata una 10.000 o 12.000 calorie challenge, adesso non ricordo bene. E quindi niente, una cosa che ci tenevo a dire, non mangio così tutti i giorni, chi mi segue lo sa, quindi dovete prendere questi video a puro scopo intrattenitivo, senza pensare, oh mio Dio, o di qua o di là, perché raga, prima di fare questa challenge c'è una preparazione, chi ha seguito i vlog lo sa, quindi andate a guardare i vlog, c'è una preparazione sia alimentare che fisica, e quindi anche sia nel prima che nel dopo che nel durante, quindi direi di fermarci qua. Ovviamente la ricetta di questi pancake super soffici che adesso vi faccio vedere con la solita clip, uscirà il video lunedì con le tre ricettine bomba di questa challenge, perché quando ho fatto questi pancake il giorno del mio compleanno siete impazziti tutti, quindi adesso vi faccio vedere la morbidezza di questi pancake. Mamma mia, sono super super soffici. Assaggiamo. Oh mio Dio. Mamma mia. Sto sciogliendo. Sembra una nuvoletta. La colazione è andata, è rimasto un piccolo pezzo che mangerò dopo, tanto sono appena le 9.03, quindi verso le 10 penso che ci rivediamo di nuovo qua e mangiamo l'ultimo pezzettino. E niente, io adesso scappo in cucina a prepararvi la videoricetta del pranzo, che mamma mia non vedo l'ora, che quando mamma la fece io stavo facendo la settimana da vegetariana, quindi non potevo mangiarla e non vedo l'ora. Quindi ci vediamo dopo che ci finiamo questo e poi ci vediamo col pranzo. Direi di finirci questo pancake. Allora, cioè raga, è ancora super super morbido. Mamma mia. Quindi la colazione è terminata. Questo non lo mangio perché non mi fa impazzire, ne ho assaggiato metà, ma non mi piace. Troppo cioccolato, troppo, no, non mi piace. E quindi noi ci vediamo tra poco con il pranzo. Eccoci qua con il terzo pasto. Oggi vi ho filmato anche la ricetta della lasagna con mortadella e pistacchi. Mi dicono, quindi la mia famiglia che già l'ha assaggiata la prima volta che mamma l'ha fatta, che era molto più alta, molto più diciamo densa, più liquida, come se fosse proprio una lasagna standard normale. Questa volta è venuta un po' più asciutta perché ovviamente vi sto registrando il video, vi sto registrando la challenge, vi sto registrando la video ricetta, quindi non so cosa sia andato storto, ma vabbè, l'importante è che secondo me è super super buona perché fa un profumo assurdo. Quindi infatti ho l'acquolina, secondo me è buonissima. Assaggiamo. No, vabbè. No, vabbè.
Ma questa bontà. Quanto posso amare questi challenge? Pranzo super super approvato. Poi lunedì usciranno le varie ricettine e dopo mi vado ad allenare e dopo facciamo un super super post workout super particolare che anche di quello vi farò la ricetta che sarebbe la terza ricetta. Quindi in quel video ci saranno tre ricette. Io adesso scappo e noi ci vediamo dopo con il post workout. Eccoci qua con il post workout, starete vedendo l'orario, ho voluto fare questi nachos, sì, si chiamano così, ho un po' una ricetta un po' rivisitata perché ho aggiunto il cheddar tipo a modalità sottiletta, l'altra versione, poi vabbè, ho aggiunto un semplice avocado, poi vedete nella ricetta, e i justel. Assaggiamo, solo che è la prima volta che li faccio, non li ho mai fatti, le ho fatte al forno. Però forse devo fare uno strato di nachos e poi no, di tortillas, come si chiama? Vabbè, di quello. Il primo strato e poi aggiungere il cheddar e poi fare la stessa cosa poi sopra, vabbè. Ma no, che buono! Con l'avocado poi. Mamma mia. Adoro. Spettacolo. Che le volevo fare con la salsiccia sbriciolata. Un po' così io non avevo la salsiccia, cioè mi sono dimenticata di scongelare la salsiccia sbriciolata che l'avevo congelata e quindi ho utilizzato gli Ussel, mamma mia. Ma poi l'avocado, mamma mia. Se siete arrivati a questo momento del video, scrivete hashtag mamma mia. Dopo qualcosa di salato, qualcosa di dolce, ci sta sempre. Voglio assaggiare insieme a voi queste mini fette con cioccolato al latte della Mulino Bianco. Le ho acquistate da mesi. Veramente da mesi, ma non le avevo mai, mai, mai assaggiate. Ma sono minuscole. Oh mio Dio, raga. Cioè, oddio, io me le aspettavo piccole, ma non così piccole. Cioè. Va bene, assaggiamo. Sembrano un po' di oro ciocco, solo che sono meno dolci e sono sfiziose, non si può dire niente. Però sono super super croccanti, cioè sentite. Ultima. Allora, mamma ha fatto questa pizza che sapete che io amo la sua pizza fatta in casa.
la starete vedendo e non vi spaventate dopo che vedete le calorie, perché da come potete vedere è super alta, è enorme, e quindi cioè, sarebbero tipo, penso, due pizze nella pizzeria insieme, perché comunque voi andate in pizzeria, una margherita la trovate sulle 700 calorie, questa qui è un po' di più, quindi sarà sulle 1200-1300, perché comunque è molto doppia e non è come quella della la classica pizza napoletana che è sottile, no, questa è doppia. Quindi assaggiamo, è da poco uscita dal forno, cioè raga è enorme, cioè secondo me sta cosa a 2000 calorie ce l'ha, non per niente, ma è enorme. È scotta anche. Cioè, raga, è enorme. Cioè, da notare. Non so se rende, quindi in ogni caso vi faccio anche il video. Cioè, per farvi capire che questa è una fettina, cioè, però è troppo buona, oddio, però secondo me la devo fare un po' raffreddare, sì, faccio un attimo raffreddare, nel mentre vado a prendere i tovaglioli e faccio il conteggio delle calorie, vedo se ho dimenticato qualcosa, anche così per dopo, per regolarmi con il pre-nanna. Direi di iniziare a mangiare, anche se penso che questa clip sarà tipo da editare 2 ore. Cioè è enorme sta pizza. Da questa challenge ho capito che fino a 6.000 ci sto, ma dopo i 6.000 no. Ma anche perché non ero più abituata da mesi, veramente da mesi. Penso dalla quarantena, da febbraio, sì. Perché comunque pensate che io per mesi ho mangiato sulle 1.500-1.600 calorie, quindi... Non male che succedeva così e non mi è mai successo e sono terribilmente dispiaciuta, però perché comunque non so come tagliarla, sono sempre arrivata a 8000 calorie challenge, però cioè sono sempre arrivata alle calorie della challenge, scusatemi, ma i carboidrati, e quindi mi piange il cuore veramente fallire questa challenge. Strano detto da me, la vecchia me del passato ce l'avrebbe fatta a occhi chiusi, cioè avevo uno stomaco che faceva paura, però raga la challenge è tutto, video è tutto, ma bisogna ascoltare pure il corpo quando si arriva al limite, basta. Però io, sapete, ho fatto questo video che era partita per un 8000 calorie challenge, ma siamo arrivati a 6.500, quasi 7.000, quindi io concludo questo video ovviamente nel titolo, io all'inizio ho detto benvenuti in questa 8.000 calorie challenge, però nel titolo, perché chi arriva poi ci sarà chi commenterà prima, ma tu nel titolo mi hai detto, perché significa che non sarà arrivato a questa parte del video. Io nel video, sapete che io in ogni mio video sono sempre coerente con tutto quello che faccio, quindi sarò coerente anche nel titolo. Quindi nel titolo vedrete una 7000 calorie challenge, perché almeno quasi a 7000 ci siamo arrivati 6500, 6600, perché non la finirò tutta, e perché vabbè non ce la fo proprio, però mettere 8000 è anche un po' da stupidi e sinceramente no, quindi 7000 va più che bene, è brutto perché ho sempre concluso le challenge, quindi mi dispiace un sacco, ma... Bisogna anche ascoltare i propri limiti e non andare oltre, perché poi è inutile alla fine.
E quindi niente, io non lo so, sono un po' rammaricata se chiudere il video o aspettare un altro po' e poi, boh, non lo so, non so che fare, sto indecisa. Io eterna indecisa perché io sono sempre così, io quando una cosa mi metto in testa una cosa, ci deve arrivare e la devo finire. Quando succede una cosa del genere io sempre un po'... no, non è vero. Facciamo una cosa. Metà di questa pizza, quindi mangerò anche quest'altro pezzo. Titolo da 7000, da 7000 calorie challenge, mi è piaciuto lo stesso perché... è stato un video diverso dal solito, è stato un video in cui ho testato anche i miei limiti e si sa che fino a 6000 calorie riesco a reggere una giornata, ma oltre no. Quindi adesso con l'ultimo pezzo io dichiaro chiusa e sono soddisfatta alla fine di questa challenge. È sempre bello registrare nuovi challenge, nuovi video, quindi ci sta e sicuramente mi capirete e spero che comunque questa challenge vi sia piaciuta lo stesso. Quindi, ultimo pezzo. Non sapete quanto mi dispiace. No. Sono contenta perché ce l'ho messa tutta in questa challenge. Ho il contapassi veramente che è meglio che non ve lo mostro. Però non c'entrano i passi, non c'entra l'allenamento. Ma è anche questione di abitudine. Però sono soddisfatta da questo traguardo, molto molto soddisfatta. Chissà, quando ritornerò in massa e si alzeranno un po' le calorie, forse ci riuscirò. E ci prenderemo questa rivincita. E con le mani tutte zozze, sicuramente anche con il musetto tutto zozzo, io dichiaro conclusa questa challenge. Io spero che ugualmente questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!